Anche Firenze si unisce all'appello per abbandonare una delle pratiche più crudeli ancora diffuse in alcune culture, la mutilazione dei genitali femminili. Nella giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci o forzati, il 6 febbraio, l'Ordine dei Medici di Firenze, insieme al Comune di Firenze, organizza nel Salone dei 200, in Palazzo Vecchio, un incontro al fine di unire le forze per raggiungere l'abbandono della pratica che consiste nella rimozione cruenta, parziale o totale, dei genitali femminili esterni o anche una lesione pur minima su di essi per motivi culturali o sociali, quindi non terapeutici. Secondo i dati UNICEF, UNFPA, 2020, la pratica delle mutilazioni genitali femminili è prevalentemente diffusa in paesi del Corno d'Africa, Medio Oriente come Iraq e Yemen, in alcuni paesi dell'Asia come Indonesia e Maldive. È dominante al 90% in Somalia, Guinea e Gibuti. Anche nei paesi occidentali, in relazione ai nuovi scenari multietnici, è cresciuta la presenza di bambine e donne affette da mutilazioni o che rischiano di subirne. Secondo i dati dell'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, in Italia su circa 76.000 ragazze tra 0 e 18 anni provenienti da paesi che praticano le mutilazioni, circa il 15-24% sono a rischio.